davvero grazie. Quando Paolo mi ha chiesto di venire a Fiumicino e mi ha detto, guarda, c'è candidato onorario, dico no, non posso mancare per quello che è stato il rapporto, il nostro rapporto a suo tempo nel Parlamento nazionale, e non posso mancare a venire a sostenere la mia lista, i candidati alla mia lista, Corona e gli altri candidati che naturalmente ci sono, la bandiera alla quale appartengo da ormai 28 anni e che quindi mi vede impegnato quotidianamente su questa bandiera e nel dovere di servire la nazione per volontà di Forza Italia, di servire la nazione quale è Ministro della Repubblica, in un ministero che investe molto un territorio come quello di Fiumicino, quello che Mario ha descritto prima, che se vogliamo ha tutti i presupposti per decollare. Vincere Fiumicino diventa importante proprio da cosa traspariva dalle parole di Mario Vaccini. Vincere Fiumicino significa governare, governarla la città, non solo gestirla, perché la caratteristica delle amministrazioni di sinistra è stata molto quella di gestire. Governare vuol dire avere il coraggio di scegliere, vuol dire il coraggio di scegliere e fare delle scelte e delle priorità, avendo il coraggio anche di dire no, questo non possiamo farlo perché non possiamo, perché ho altre priorità messe prima. Io ho apprezzato molto il fatto che la chiusura, tu mi hai detto, la facciamo davanti alle case popolari, perché la crescita vuol dire una crescita di tutti, non solo di alcuni. Questa città ha, che peraltro 85.000 abitanti, guardate, noi abbiamo la metà dei capoluoghi di provincia in questo paese, che ne hanno 40.000, 50.000, il mio ne ha 40.000, il capoluogo, e tutta la provincia ne ha 150.000. Quindi immaginate i rapporti. La sostanza della presenza di Forza Italia è anche quella di contenuti equilibrati, di contenuti moderati, di non fare propaganda sulle esagerazioni, di essere realistici, di essere razionale, di fare anche, di avere un disegno, ma di fare quello che si può, quello che è possibile, e naturalmente su quello che è possibile io dico che c'è non solo la mia piena disponibilità, perché e tutti voi, l'invito che faccio davvero è chiedete il voto per la bandiera di Forza Italia, che significa votare Mario Vaccini sindaco, e chiedetelo per in questo caso per scrivere il cognome del candidato, quindi Coronas, il nome del candidato al Consiglio Comunale. È un qualcosa di importantissimo che può davvero cambiare in modo forte il risultato, ed è naturalmente, io credo, la cosa più bella, un atto di gentilezza, di modestia, di umiltà che ogni candidato può fare nei confronti della cosa più importante che abbiamo, gli elettori. Questo è il nostro rispetto per i cittadini, e naturalmente con questo io vi saluto, perché tanto vengo a cena, paga Mario e quindi non c'è problema.